Sport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la palla a nuoto vista da vicino. È un piacere tornare oggi in casa del Chiava di Nuoto, formazione che milita nel girone nord del campionato di Serie A2. E per parlare dei ragazzi terribili allenati da Mister Dinu, è venuto a trovarci il centropoa della compagine ligure, Tommaso Romanengo. Ciao Tommaso, benvenuto. È un piacere averti insieme a noi. Ciao Andrea, grazie per l'invito, è un piacere mio. Tommaso, inizio la nostra chiacchierata sempre partendo dalla vasca, che se è insindacabilmente l'unico giudice che mette i verdetti. Poi noi possiamo commentarli in un senso o nell'altro, ma i dati non cambiano. Sconfitta per il Chiavari in trasferta contro la Comonoto, partita persa 11 a 7, inizia con un KO al vostro 2023. Quali indicazioni vi ha lasciato questo match? Sicuramente c'è una costante che anche ci ha visto, è stata presente anche in questa partita e ce la portiamo avanti dall'inizio dell'anno, ossia le poche realizzazioni su uomo in più. Anche questa partita abbiamo fatto una bassissima percentuale, 1 su 13 se non sbaglio, senza contare i rigori. E questo è il grosso difetto che dobbiamo ovviamente allenare e migliorare da qui fino in fondo al campionato. Ce lo portiamo avanti dall'inizio. L'altra cosa è un calo fisico e mentale anche un po' nell'ultimo tempo, perché siamo stati sempre lì, gol a gol fino al terzo e poi nell'ultimo parziale abbiamo preso 3 gol di fila. Su magari una gestione di palla sbagliata o comunque dei contropiedi che si possono evitare. E diciamo che la nostra forza nelle partite precedenti, se vediamo squadre, le partite contro Arenzano, magari Metanopoli, o la più recente contro Brescia, l'ultima, è stata proprio avere lo stesso ritmo forte per tutta la partita. E quando magari gli altri abbassavano un pochino il ritmo, noi il terzo o quarto tempo riuscivamo ad andare avanti, a staccarli. Questa volta non è stato così, anzi, il contrario, un po' Certo. come la partita di Imperia, che era la seconda del campionato. Sul 6-6 siglato da Chiavaccini, ti ha sfiorato l'idea di tornare a casa con almeno un punto oppure pensavi sempre che era una giornata negativa? No, no. Assolutamente. Noi pensiamo sempre di tornare a casa con dei punti, a prescindere da chi abbiamo davanti. Quindi era dall'inizio che avevamo questo pensiero, ovvio, l'abbiamo ripresa e quindi la motivazione era grande. Certo, avevamo voglia di vincerla, purtroppo non è stata così. Certo. Cosa vi ha detto Mister Dinu alla fine del match? Era arrabbiato? No, non era arrabbiato, non si può dire che fosse arrabbiato, cioè è ovvio, la partita è stata persa, abbiamo sbagliato tanto e lavoreremo per migliorare, quello è il suo modo per arrabbiarsi. Però stiamo facendo un ottimo campionato, una sconfitta fuori casa, comunque la squadra è attrezzata, di certo non compromette il nostro stato d'animo, lo stato d'animo la squadra e il nostro campionato. Quindi niente, semplicemente ci ha detto che dobbiamo lavorare, lavoreremo sodo e lui è così. Dove c'è una mancanza si lavora per sopperire. Assolutamente, anche perché credo che sia il modo più giusto di approcciare di fronte alle problematiche rispetto a una critica sterile. Non serve molto spesso dire questo non va bene, ma magari si dice questo non va bene, si fa questo per migliorare. Esatto, lui è Anche così. perché dalla vostra c'è un vantaggio secondo me fondamentale. Siete partiti per conquistare una tranquilla salvezza, per cui continuate a giocare, virgolettato, con la testa libera, nel senso che in alcuni confronti si scende in acqua senza pressione di sorta e tanto non avete nulla da perdere. Esatto, anche la prossima partita, noi scendiamo in acqua sempre con la testa libera. Ogni partita è una partita a sé.
siamo neopromossi, arriviamo dalla Serie B, quindi il nostro obiettivo rimane quello di salvarsi e giocare ogni partita come fosse la prima o l'ultima. Certo. E andiamo allora sul prossimo incontro, non a giornata di andata, situazione particolare e oserei anche dire paradossale perché giocate in casa, ma in realtà non giocate in casa. Il campo squalificato vi costringe ad emigrare a Torino in casa del vostro avversario, la Reale Mutua Torino 81 allenata da Simone Aversa, una delle principali candidate al salto di categoria. Un organico che vanta al suo interno alcuni nomi che figurerebbero in maniera molto più che dignitosa anche in squadre di centro classifica di Serie A1. Che tipo di partita possiamo immaginarci? Noi andremo lì e giocheremo a viso aperto, come abbiamo sempre fatto fino ad adesso in campionato, a prescindere dall'avversario. Ci alleneremo duramente questa settimana per provare a migliorare le cose che abbiamo sbagliato questa nell'ultima giornata, ma sicuramente non andremo lì con la paura della classifica di una squadra che sicuramente a nomi è attrezzata molto più di noi, ma con un po' di spavalderia, ecco, andremo a giocare così a viso aperto. E chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. La partita è difficile, però lo hai già detto tu, andiamo lì a giocare a viso aperto, non abbiamo paura, anche nel caso in cui dovessimo perdere, non cambierebbe il nostro campionato, per cui paradossalmente questa può essere un'arma in più. Invece dal punto di vista tecnico-tattico, quali sono le basi, i pilastri su cui devono poggiare le possibilità del Chiavari di tornare a casa con almeno un risultato positivo. Non dobbiamo sprecare neanche un pallone. Dobbiamo giocare, tenere palla piuttosto tenerla 30 secondi e non arrivare a una conclusione che potrebbe portare a un contropiede. Avere sicuramente una gestione palla sensata e conscia del fatto che loro possono colpirci in ogni momento in contropiede e sicuramente migliorare la fase d'attacco a uomo in più. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Tommaso Romanengo per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Tommaso, grazie mille. Ciao Andrea, grazie a te.